più violenta è la reazione, il movimento dell'adolescente, più sensibile è quell'essere. Ha bisogno di un ascolto che abbia la stessa sensibilità. Quindi non ha bisogno di regole. Ha bisogno di comprensione, di capire. E questo capire del genitore può venire solamente se il genitore è in contatto con se stesso, con la propria impotenza, con la propria frustrazione, con i propri limiti, con le proprie idee di ruoli. Ascolto di sé significa essere in contatto con la verità di ciò che c'è dentro di te. Ed è questo che rende sensibili all'ascolto dell'altro. Quando le parole che ci scambiamo fra esseri umani vengono dalla verità di ciò che è, non la verità di ciò che è. La frequenza cambia. E questo non ha a che vedere con quello che chiedete o non chiedete o omettete di chiedere all'adolescente, ma ha a che vedere con il come siete in contatto con quell'essere. La sentite la sua sofferenza? La sentite la sua sete di espansione? La sentite la vostra? Quando un genitore è in ascolto di sé, si pone in una maniera del tutto nuova. In una maniera diversa.